del sole. Dal mare sempre blu e non si scorda più, paese dell'amore. Ci sposeremo a Capri, giardino di viole, di mammole e panse, di muse e rose e te, in canto d'ogni cuore. Il fascino ci avvince, i cuori ci sospinge, in un bel sogno d'oro nell'ebbrezza dell'amore. Ci sposeremo a Capri, nell'isola del sole, dal mare sempre blu, che non si scorda più, paese dell'amore. Dai clamori della vertiginosa vita cittadina. Nella calma di un rione della vecchia Napoli che se ne va, vivono i personaggi del nostro racconto. Da qualche giorno, Raffaele Somma, gestore dell'unico bancolotto di questo rione, ha, come suol dirsi, un diavolo per capello. No, 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 questo me lo dovete concedere, non me lo dovevo fare. Ma che volete farci? È una settimana che vi state rovinando il fegato. Chi ne può, poveriello, può rissare da gambò. Però ci sono mille cose che uno può mettersi a fare. Il staccarpe, o calzolaio, il sarto, il pittore. Seguenzio santi a mangiare. Scusate, faceva caldo, ma... Sarto, pittore, ma qui non tiene né arte né parte. Se dite a me, un Raffè, i vostri clienti saranno sempre affezionati, ricordatevi le parole del Signore, perdonate, perdonate. Giammai! Giammai! I clienti affezionati, sì, sì, lo dite voi. E poi non è questo, è l'atto in sé. È come se metti a mio domani venissi in casa vostra a fare il mio comodo senza chiedere permesso. Casa mia, vabbè, scusate. Peggio, peggio. E voi lo sapete, eravate presente quando la buon'anima di mio padre... Ah, che faccia l'anima sua. Sul letto di morte mi disse: Raffaele, ricordati, ho speso tutta la mia vita a leggere i sogni di questa gente. E prima di me mio padre, il padre di mio padre, il padre del padre di mio padre. Il padre padre del padre di vostro padre. Che sono passati secoli, voi lo sapete. E che sono dato Salemma. No, così per dire, dicevo. Tutto il quartiere lo sa. Tu, mi disse papà, devi continuare. Tutto il rione è come se fosse casa nostra. Non può andare avanti senza di noi. E la nostra famiglia ha la sacra missione di farlo sognare e di spiegargli i sogni. Non è un testamento spirituale questo, eh? Come no? Moribondo 76 e testamento 57. E quell'infame traditore, la testa mi mangio. Ah, la testa mi mangio. La bocca sollevata a fiero pasto. Ma io non la sollevo. Io me la mangio tutta,
me la mangio tutta! Calmate, per amor di Dio, Raffaele! Calmate, come si fa a calmare? Con pua, guardatela! Guardatela! Ma che vuoi? Ma che vuoi? A chi vuoi affliggere? Io sono un uomo caldo, amo il mio lavoro, rispetto il prossimo e mi faccio i fatti miei. Nessuno può accusarmi di niente, posso girare a fronte alta. Il Rione non aveva ricevuto niente. Io chiedo il permesso di legge e mi metto in regola agli effetti fiscali, amministrativi e giudiziari e apro questa ricevitoria di Totocalcio per il benessere del Rione. Ho sempre lavorato onestamente. Milano, Bologna, Genova, Firenze, Roma. Ho viaggiato tutta la vita. Sempre in treno. E si capisce che andavo a piedi e seconda classe per il mio decoro. Senza casa, lontano da tutti. E perché credi che l'abbia fatto? Per arrivare al punto di crearmi un lavoro fisso, stabile, in seno alla famiglia. Sante parole. No, signore, le parole non sono sante. Perché Don Raffaele si arroga il diritto di sindacare. Si arroga. E come si arroga? Si arroga. Questo lo devi fare, quello non lo devi fare. Come se lui fosse il comandante. È stato sempre un vagabondo, un morto di fame. Venditore ambulante, dice, se la mette da barba così fetente. E così fetente che a Napoli non si azzardava neanche a venderla. Se ne andava a pane cuoco, a Caglianiello. Pesco la mazza, no, cagannuccia. Aspettando le carrette di transito perché non aveva neanche i soldi per il viaggio. L'ho fatto sempre del bene, sempre. Vi ricordate quando scomparve e non se ne seppe più nulla? Come no, quando andò all'estero? All'estero, all'estero! Era la testa, se non è stato in galera. Quando lo rividi l'ultima volta, era irriconoscibile. Raffè. Raffè. Dite a me. Sì, a te. Ma come non mi riconosci? Pasqualino. Pasqualino. Pasqualino Caputo. Uè, Pasqua! Scusa, non t'avevo riconosciuto. Hai ragione, sono ridotto in questo stato. No, non è per questo, ma sono passate tanti anni. Beh, che fai di bello? Di bello, di brutto vuoi dire. Non so più che guai passare. Non ne parliamo, va. La tua famiglia? La mia famiglia, la preoccupazione della mia vita. Non ne parliamo, va, non ne parliamo. E il lavoro come va, eh? E il lavoro, dove sta il lavoro? Disoccupate da 2 anni. Non ne parliamo, va. Pasqua, se non dobbiamo parlare di niente, salutiamoci. No, si dice per dire. Tanto tempo fa incontrai tua moglie. Mia moglie. Ma hai aperto un'altra piaga. Un altro guaio. Proprio mia moglie, 3 mesi fa non me l'investo un'automobile. Tu che dici? Questo ti dico. 40 giorni all'ospedale fra la vita e la morte. Frattura del femore, commozione cerebrale, prognosi riservata. Come sarebbe? Come sarebbe che cosa? Prognosi riservata. Il chirurgo non si potette pronunciare sulla guarigione e si riservò la prognosi. Di tua moglie? E lo poteva fare. Si capisce che lo poteva fare. Io insistetti anche per averlo. Professore la prognosi, niente da fare. Ah no, mi dispiace, ma gli avrei detto io sono il marito e la prognosi di mia moglie me la riservo io. Sì, va bene, Raffè, non hai capito niente. Povera Pasquale. Tutte a me devono capitare, tutte a me. Raffè, non mi vergogno di dirlo, ma qualche giorno a casa mia mancano persino i soldi per comprare il pane. E ti giuro che se continua di questo passo, un giorno o l'altro finirò per fare qualche sciocchezza. Ma no, signore, che vai dicendo? Su, coraggio, finché c'è vita c'è speranza. Ma che stai facendo, Raffè? Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Non stai vedendo quello che sto facendo? Ti voglio dare un piccolo aiuto. Allora mi vuoi mortificare? Ma che mortificare? Un piccolo aiuto? Siamo amici da tanti anni. Grazie, Raffè. Prego. Se tu sapessi il dolore che prova ad accettare questi soldi. Se tu sapessi il dolore che provo io a darteli. No, perché avrei voluto trovarti in altre condizioni. Lo capisco. Ma non mancherà tempo. Le vede questi 10.000 lire? Viste e non viste più? A chi lo dici? Figurati che soltanto il salumiere mi avanza 8.700 lire. Adesso passa da lui, saldo il debito e sono spariti i 10.000 lire. E tu non ci passare dal salumiere? E come faccio? Quella abita proprio sotto casa mia. Sempre. Don Pasquale, un saluto che mi agghiaccia. Ho capito. Non ti bastano. Ma che stai facendo, Raffè? Ma che stai facendo? Ma che stai facendo? Quelle che ho fatte prima, Pasquale. Queste sono altre 5.000 lire e non ne parliamo più. Grazie, Raffè. Io accetto questo tuo grazioso prestito. Ma che prestito? No, prestito, Raffè, prestito. Perché solo a titolo di prestito io posso accettare da te qualunque somma. No, solo questa, Pasqua. Grazie, Raffè. Io sono veramente commosso. Questo affettuoso incontro lo ricorderò sempre. Anch'io. Raffè, credimi, non ho più parole. Pasqua, credimi, non ho più una lira. Io ho fatto sempre del bene. Quando siamo stati richiamati, lui soldato semplice, io maggiore, l'ho sempre aiutato in tutti i modi.
stai lontana chi stupore, a te volo con pensiero. Niente voglia e niente spera che tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicure chi sta amore, con me so sicure te. Oi vita mia, oi cora, e chi stu cora, si state o prima amore, o prima è lorda ma s'arraia pa me. Oi vita mia, oi cora, e chi stu cora, si state o prima amore, o prima è lorda ma s'arraia pa me. Sei una cannonata! Questa chitarra la fai parlare! Io sono un professore, ho studiato musica e canto. Soldato Somma! Risento, riposo. E poi dimmi se non è una fortuna avere un amico graduato. Grazie, Pasquale. E non mi chiamare Pasquale. Te l'ho detto tante volte. Quando siamo in caserma ti devi ricordare del grado. Se no io perdo il prestigio. Ho fatto tanto per avere questa tagliatella sul braccio e tu te le scordi. Caporal Maggiore. Signor sì. Caporal Maggiore. Puoi dire solamente Maggiore. Agli ordini, signor Maggiore. Ho pensato di farti un favore. Grazie, signor Maggiore. Un poco d'aria fuori caserma fa sempre bene. Nel corpo di guardia ci sono due valigette del colonnello che parte per Milano. Le devi portare alla stazione. Aspetterai il colonnello sul binario 7. Mi raccomando, fai presto. Il treno parte fra mezz'ora. Signor sì, sarà fatto in un minuto. Grazie, signor Maggiore. Chiamo solo caporale. Vai. Tenente, sono stato incaricato di portare alla stazione le due valigette. Eccole. La peppa. Ma ci deve essere un equinozio. Il maggiore caporale mi ha detto che si trattava di due piccole valigette. E sono queste. Il caporal maggiore le avrà chiamate valigette per non farti affaticare. Su, sbrigati, hai poco tempo. Sì, sì, signor tenente. E non farò. Come si fa a chiamarla valigette, io non lo so. Prova a chiamarle anche tu valigette. Ti sembreranno più leggere. Sì, sì, signor tenente. Valigette, valigette, valigette. E pece, signor tenente, se le chiama valigette si offendono e non si muovono. Insomma, sbrigati lumacone, il treno parte. Sì, sì, signor tenente. Il treno parte e io resto. Su, presto. Sotto le valigie, il treno parte e a me che mano forte, non ce la faccio più. Di tutti i colori me le ha fatte ed io imbecille che ho creduto sempre alla sua amicizia. Raffaele, sentite a me, non pigliate cosa, ma zia salute. Salute, povera salute mia, la falsi amici e mio nipote. A proposito, la Firuccia non è venuta ancora. Chi? Quello là? Il bel regalo di mio fratello Buonanima. E dire che per farmi piacere gli ha messo pure il mio nome. Quello sfaticato. Ciao, mamma. Ti raccomando, non rispondere male a zio Raffaele, tu lo sai com'è. E poi ricordati che da quando è morto tuo padre, è lui che pensa per me e per te. Sì, ma è giusto il suo risentimento contro Don Pasquale, perché ha aperto una ricevitoria di Totocalcio di fronte al bancolotto. Come se fosse l'unica esistente a Napoli. Ce ne sono a migliaia. Ma a te che te ne importa? Lui trova sfogo così, e tu a seconda. Ma io le cose storte non le sopporto. Ciao, mamma. È una capa tosta, tale qual a te. Buongiorno. Buongiorno. Mettiti a fare gli storni che più tardi viene Nicola a prenderli.
Bisogna invadere il rione. E non mi dimenticate l'angolo monaco, 12:37. Allora io passo domani a prendere la mia notizia. Sì, sì. Buona giornata. Buongiorno. Ma per carità, volete paragonare il gioco del lotto con il totocalcio? Ma non lo dite nemmeno per scherzo. Il gioco del lotto è freddo, senza emozioni. Mentre il totocalcio, forza Napoli, dai, dai, gol! Sciacolon, ma voi pazziato, facci dovere. Senza contare che la vincita al lotto è limitata. Voi se avete la grande fortuna di imbroccare tutti i 5 numeri dell'estrazione, è un sogno. Bravo, l'avete detto, un sogno. Ma un sogno favoloso. Ebbene, sapete con una cinquina secca, dico secca per una sola ruota, quanto potete vincere? Un massimo di 20 milioni. Mentre a totocalcio, con sole 100 lire, 100 miserabili tiro, signori, voi vi portate a casa 100, 200 e anche 300 milioni, tutte per voi. Portate via. Buongiorno. Signorina Bella, buongiorno. Scusate, prego, m'hai portato la colazione? Sì, papà, una frittata fatta con le mie mani, come piace a te. Molto formaggio, poco prezzemolo, né molto cotta né troppo cruda. Senti che profumo. Bra, e ora fila a casa, va? Prima passo un momento dalla sarta. Piccere, tu mi pare che passi troppo spesso da sta sarta. L'altro giorno ci sono state inutilmente. C'era una sposa che si doveva provare tutto il corredo. Vabbè, ma fai presto, va. Stai tranquillo, ciao, papà. Arrivederci. Ciao. Ciao. Dunque, tornando a noi, io non giocherei una sola lira al bancolotto nemmeno se fossi sicuro di vincere. Caro mio, si scorda di me. È più di un anno che questo terno non esce. Che è successo? Donna Francesca, sta per fastidio. Avete lo spicchio d'aglio? Ma dove è la padrona? Manca sempre qualche cosa. Scusate tanto, devo cucinare spaghetti, aglio e olio. La mia passione, insomma. Sì. Aspetta, sono spaghetti al dente. Ben salati, aglio, olio e peperoncino. Ci vuole pure il peperoncino? Se capisci, sono io che sanno. Io il peperoncino non lo tengo. Va buono, ti serve pure un peperoncino. Grazie tanto, voi siete tanto buona. Spaghetti, tieno. Sì, quello sì, che diavolo. Forse l'olio non mi basta. E ciò fai abbastare, sì, ciò fai abbastare. Fa fare certe figure la mia padrona. Ecco, l'aglio e il peperoncino. E zia, la tua padrona, queste cose in cucina non devono mai mancare. Ma io glielo dico sempre, ma quello da questo orecchio non ci sente. E tu ce lo fai sentire dall'altro. Che simpaticone che siete. Io ci vengo sempre con piacere da voi, anche per sapere qualche cosa della figlia di Don Pasquale e del nipote di Don Raffaele. Vuol dire domani, bene, fate bene, fate bene. Quindi adesso si trovano nella situazione di Giulietta e Romeo. Oggi vengono, vengono, sì, vengono. Ma perché non hai fatto tu? Io non voglio sapere niente e non so niente. Mi sono una sorella di pilota, mi lavo le mani. E mi pagano la papera mentre perché fosse lo dare. Allora abbiamo detto aglio, olio e mezzo peperoncino, è così? Ma mi serve a dente e saporiti di sale. Grazie, che simpatico. Che gente. Buongiorno, donna Concetta. Qui, Maria, vieni, vieni. Donna Concè, scusate se approfittiamo della vostra bontà. Ciao, Maria. Amore mio. Tu qua. Diavolo, devi stare lontano dalla cosa. Io mi presto a darvi asilo in casa mia perché vi ho visto nascere. In questo momento tuo zio è inferocito con tuo padre. Ma io sono sicura che la loro vecchia amicizia finirà per colmare i rancori.
E allora potrete liberamente dichiararvi e le pene di oggi sembreranno un sogno. A proposito di sogni, donna Concè, ne ho fatto uno stanotte. Bello o brutto? Bello, donna Concè, bellissimo. Fammi sentire. Il linguaggio dei sogni svela il futuro. Ho sognato che mi trovavo in un lungo viale. Viale lungo, hai detto? Lunghissimo. Non finiva mai. Viale lungo. 73. A un tratto ho inteso intorno a me una musica. Una musica dolce e lontana. Suonata a fiato con trombe o a corde. Non ho capito bene. Che hai mangiato ieri sera? Baccalà. Baccalà è pesante, non l'hai digerito. La pesantezza di stomaco ti ha impedito di distinguere la musica. Vai avanti. Poi da lontano è comparso un angelo che veniva verso di me. Una bellezza. Così aggraziato. Hai ascelle? Tutte d'argento e con dei riccioli sulla fronte. Quanto era bello. Angelo scellato e ricciuto, 47. A un certo punto si è fermato e mi ha chiamato. Vieni, mi diceva, vieni. Io mi sono alzato e piano, piano, piano mi sono avvicinato a lui. Gli ho preso la mano, l'ho baciata. Poi, mentre la carezzavo... Oh, e beh, ma scacciare sei tu. Madonna Concè, è il sogno. Certo, è il sogno. Esci subito. Non è il sogno, se non esci da casa mia. Madonna Concè. Vieni da tu, faremo i conti dopo con te. Ma vi assicuro. Via, che mi avete preso una scelta, sei imbecillista. Vai via. Ascolzare i tuoi commenti attori. Vi assicuro, donna Concè, non avevo nessuna intenzione di offendere. Via, rotto spazzato da Mario tentatore. E non mettere più piedi in casa mia. E che avete fatto? Insomma, ti vuoi minacciare dei fatti tuoi, sì o no? Calma, calma, fatti tuoi, non fatti tuoi. Ma perché sono fatti vostri? Questi sono fatti del Rio. Io non posso soffrire che quei due poveri giovani devono andare elemosinando per un poco di amore. Io non ho capito che cosa aspetta. Se sono maggiorenne e si vogliono bene, se fa presto, no? Senti che se fossero i bambini della ragazza, se aspetterei la carrozza. È proprio vero che il padre eterno mandi i confetti a chi non tiene i denti per rosicarseli. Io sono giovane, a me il sangue mi bolle. E se stai tanto bucata, pensa a trovare per te un marito. No, vero? E per chi mi avete preso? Io prego il nonno vostro, gli uomini ce l'ho preso così, con la lingua da fuori, li faccio morire spandecare. E dico, sciò, non fai per me. Se ne vedo una concetta, trovati un marito. O se la pazzo. Che gente. Ma tu guarda un po', durante la traversata Palermo-Napoli, un certo onorato Raimondi ha dato segni di pazzia. Il comandante ha interessato la questura, ma mentre si provvedeva allo sbarco, il pazzo è riuscito a fuggire. Si invita la cittadinanza a collaborare per la cattura del demente. Tu capisci che a un certo momento, alzando la testa... Michele, calma. Il pazzo. Mamma mia. Scusasse, con 100 lire si vengono 70 milioni? No, quelli si sono già vinti. Dove si vince certo è al bancolotto di fronte. C'è un cartello con un terno certissimo. Al bancolotto di fronte? Grazie tanto. Prego, dovere. Non mi sua, ma... L'ho mandato là per trattenerlo. Vado ad avvisare subito la questura. Siete, per favore, mi vuole giocare quel terno certissimo? 3, 41 e 50? Subito, quando giocate? Scusi, sul gioco pure lei, poterlo? Io? E chi c'è noi? Se un terno è certissimo, perché non c'ho gioco pure lei? Ma egregio signore, se volessi giocare tutti i terni certissimi, sarei freschissimo. Ah, allora non è certissimo. Ma certissimo, per modo di dire, sono numeri ricavati da calcoli cabalistici basati sui ritardi. Ah, allora potrebbe anche non uscire. Certo. Ah, non è più certissimo. È certo. Sì, è certo che esci.
E certo che non riesce. Sentite, voi se dovete giocare, giocate. Se no, non fatemi perdere tempo, andate, lasciatemi in pace. Ma che ci vuoi a pace? A pace a guerra, come ci vuole? Ma in cucchia, ma ci vuoi, non aderisci? Oh. Scusi, lei si innervosisce. Ma non è che mi innervosisco, ma fate delle domande. Così amichevolmente le sto parlando. Ma che amichevolmente? Amichevolmente le sto parlando io. Date pazienza. Amichevolmente le parlo io. Se io. Lasciate a mano e parlate con le mani in tasca. Oh. Se io gioco 100 lire, lei quanto me lo paga un terno secco? Per una ruota solo 420.000 lire. Per tutte le ruote 42.000 lire. Scusi, lei come lo giocherebbe? Il ritardo è sulla ruota di Napoli. E non è che sono da Napoli, io di passaggio, sogno io. La ruota di passaggio non esiste. Io sono siciliano. E allora giocate per la ruota di Palermo? Ma, Palermo? E io dovrei giocare per la ruota di Palermo? Ma che fa babbia lei? Scherza? Io catanese sogno. E allora giocate per tutte le ruote. Già, è vero. Ragione, Ave. Che può darsi che esce a Milano? Ah, lì? Benissimo, allora mi giocassi, guarda, tutte le ruote meno Palermo. Ma per escludere Palermo bisogna giocare 9 ruote isolatamente, 9 biglietti. E lei mi gioca 9 ruote isolatamente, 9 biglietti, chiaro? Ma io non lo capisco, per altre 100 lire. Se poi esce proprio a Palermo. A Palermo non esce. E poi se esce a Palermo, io mi ammazzo. Che perché voi volete ammazzare? Ma se fare un'altra giocata, state più tranquillo. No, Palermo non esci, io tranquillo sono. Se io sto più tranquillo quando tu la smetti, che cosa vuoi, ne parliamo dopo. Oh, avanti. Ora tu, passate i 9 biglietti. Oh, benissimo, benissimo. Oh, ora lei mi gioca lo stesso terno per 1.000 lire sopra la ruota di Catania. Ma allora adesso cominciamo da capo un'altra volta. Perché cominciamo da capo? Vi ho detto che sulla ruota di Catania non si può giocare. E perché? Ma che la ruota di Catania non esiste! Non esiste? Ecco. Ma esisterà. Esisterà. Perché ho fatto un'interpellanza alla Camera io. Basta con Palermo. Catania è la capitale, anzi è la Milano della Sicilia. Milano? Oh, scrivessi questo terno. Subito. Scriva. 3:41:50. E viva Catania. Viva Catania. Ecco, 3:41:50. Allora, scriva. 3:41:50. Non fare storie. Mi arrestate, ma tu sei mio bello. Non mi arresto. Guarda, lui mi deve arrestare. Sì, perché lui ha scritto un cartello, guarda. Terno certissimo. Manco certo. Andiamo. Disgraziato. Al mercato. Ti faccio andare al mercato. Non è possibile continuare così. Sempre con la paura che ci veda qualcuno. Dio non voglia lo venisse a sapere mio padre. E mio zio? Ti sembra niente? Quello già non mi può vedere. Dice che sono uno sfaticato e un buon a nulla. Secondo lui dovrei stare tutto il giorno ad ammuffire dietro il banco. Litighiamo sempre. E così peggiori la nostra situazione. Dovresti invece essere più buono con lui. Cercare di farlo contento. In fondo non è cattivo. Almeno così dice papà. Ma come si fa a sapessi quanto è cocciuto? Dispiace, nipote di Raffaele. Cosa si potrebbe desiderare di meglio per nostra figlia? Ma tu capisci, in questa situazione, con la rabbia che quello ha in corpo, sembra che glielo facciamo apposta. E poi, francamente, il coraggio di andargli a dire: Raffaele, ho saputo che tuo nipote è mia figlia. E già, per dargli la soddisfazione di rispondere no. Da Pasquale non ci pensar nemmeno. Sono sicura che Raffaele non acconsentirà mai di imparentarsi con noi, o meglio, con te. In questo momento, lui sta attraversando un periodo di fissazione acuta, ma gli passerà. E allora questo matrimonio si farà. Intanto non possiamo permettere che Maria si faccia vedere insieme a... Bisogna allontanare per qualche tempo Maria da Napoli.
Pasquale, ma che stai impazzendo? Pochi giorni, non ti preoccupare. Cioè, su, Gesù, e dove se ne va? È quello che sto pensando. La zia Agnese. A Capri. A Capri. Scrivo subito alla zia perché io a sua volta scrivo a Maria facendolo credere di star poco bene e che ha bisogno di aiuto. E tu l'accompagnerai. Ah, sì, ti piacerebbe. Noi ce ne andiamo a Capri e tu resti solo a Napoli a fare nella. Ma non dire idiozie. No, no, la faccio accompagnare da donna Concetta che ha sempre espresso il desiderio di rivedere zia Agnese. E come no? Si può dire che si sono cresciuti insieme. E domenica, andando anche noi a Capri, perché ci andremo insieme, ricorderemo il viaggio di nozze. Eh? Benissimo. Malissimo. Hai fatto malissimo. Io non sarò mai il tuo zimbello e tantomeno di quel vigliacco traditore. Ma il cuore non si comanda. Io le voglio bene ed anche lei me ne vuole. Ed io mi oppongo. Annaggia. Oppongo e mi opporrò sempre. E se vengo a sapere che la vedi ancora, ti spezzo le ossa. Ma insomma, io non sono più un bambino. Ma sei sotto la mia patria potestà. E per giunta porti lo stesso nome mio. Va buono, Raffè, non ti intossicare questo boccone di grazia di Dio che hai mangiato. Vedrai che tu non dimisciare. Queste sono le risultanze dell'educazione che hai dato a questo buon a nulla. Qui, e sappiate che Raffè somma non si è fatta mai passare la mosca per il naso. Eh già, vi piacerebbe a tutti e due, come quella carogna di Pasquale, di vedermi morto e seppellito. Ma non esagerare. Scommetto che quello nemmeno ti pensa. In fondo ha voluto darsi al commercio anche lui. Commercio? Poteva aprire, che so, un banco di acqua frescaia, una baccalaria. No, no, ha voluto colpirmi alle spalle con la mia stessa clientela. Umiliarmi, offendermi. E va bene. Ho accettato la guerriglia e mi difendo. Dall'attacco passa al contrattacco. Le farebbe comodo al signor Pasquale di sposare la figlia col nipote di Raffaele Somma. E tu, in cambio della riconoscenza che mi devi, invece di essere al mio fianco, sei passato al nemico. Ebbene, io sarò come Leonida alla battaglia del termometro. Io sol combatterò, procomberò solo io. E lotterò io pure, per difendere il mio amore. Sì, e io ti cambio i connotati. Ti polverizzo! E chi? Gesù! Gesù, mi aiutateci voi! Mamma mia bella! Raffè! Raffè, per carità, rispondi! Rispondi! E tu muoviti presto, l'aceto, i sali! Mamma mia! Mamma mia, fatta faccia gialla, gialla come una pomarola! Come ti senti? Rispondi! Raffè, come ti senti? Rispondi! Niente! Tutta collera! Tutta bile che mi procurano parenti e amici! Per amore di Dio, Raffè, io ho paura. Fatti vedere da un medico. Se tu avessi visto che faccia che hai fatto. Non è collera, non è bile. Madonna mia, chissà che sarà. Chissà che sarà. Dite due volte 33. 66. No, 33, 33. 33, 33. Voltatevi. Ma no. Sedetevi. Va bene. Ho capito. Si notano dei fenomeni di iperreflessia con sintomi caratteristici stenopatici. Ma sono antipatici in questi emostatici. È una forma di distonia vago-simpatica. Santa Anastasia è poco simpatica. Insomma, è un'alterazione del sistema neurovegetativo. È grave, dottore, è grave. No, niente di serio. È un normalissimo esaurimento nervoso. Avete bisogno di distrarvi un po' per qualche tempo e soprattutto lontano. Lontana da Napoli, e dove vado? Ci sono tanti posti. Per esempio, ecco qui. C'è un congresso a Capri di scapoli e nubili. Non sarebbe una cattiva idea quella di andare a Capri, non vi pare? Sposatevi a Capri, raduno di scapoli. Ehi.
E così mi ha consigliato qualche settimana di riposo e delle iniezioni. Riposo assoluto, lontano da clamori, preoccupazioni e soprattutto da facce antipatiche. Dice che per il momento non è nulla di serio, ma che in seguito... Per amore di Dio, Raffaele, non lo dire neanche per scherzare. Un posto tranquillo, lontano da tentazioni, aria buona. Ma come faccio io ad allontanarmi? Il bancolotto? Ma di che ti preoccupi? Fino all'anno scorso non sono stata anch'io per 20 anni nel banco, no? Anche quando hai avuto l'incidente al piede e sei stato a casa per 15 giorni non ho fatto tutto io. Per questo puoi stare senza pensiero. Ma piuttosto, hai pensato dove andare? Potrei andare dal compare a Sant'Agata. Ah sì, certamente. E il compare ne sarà tanto contento. Scrivigli subito. No. Meglio fargli una bella improvvisata. Sotto il cielo di Capri, come bello sognar, mentre mormora il mar. Qui, fra spalliere di rose e di glicini in fior, paradiso è l'amor. Qui la vita, un'azzurra leggenda ti pare, tu dimentichi tutto e soffrire, e dall'onde del chiaro lunar ti fai collare. Qui, sotto il cielo di Capri, voglio vivere e amare, tutto il mondo scordare. Ma guarda il mare quanto è bello. E non ti preoccupare, appena ritornerò penserò io ad avvisarlo. Intanto appena arriviamo gli scriverò una cartolina. Siamo partite così in fretta che non ho avuto neanche il tempo di farglielo sapere. Povero giovane, chissà come sarà in pensiero non vedendomi. Povero giovane. Bisogna stramazzarli, se no approfittano subito di noi fragili e deboli creature. Qui la vita, un'azzurra leggenda ti pare, tu dimentichi tutto il soffrire, e dall'onde nel chiaro lunar ti fai collare. Qui, sotto il cielo di Capri, voglio vivere e amare, tutto il mondo scordare. Io resto qui col tormento nel cuore. Signore, biglietto per favore. Grazie. Prego, biglietti. Ma dove diavolo si sono ammazzate? Mo stavano qua. Eccoli. Oh, grazie. Ho assolto il mio dovere. Molto gentile. Noto con piacere che la cavalleria non è ancora scomparsa. Avete detto cavalleria, signora? Signorina, prego, zitella nata. Pardon, signorina. La cavalleria è l'arma forte e gentile dei popoli. Posso sollecitare l'onore di presentarmi? Prego. Colonnello Teofilo Rossi di Lama. Riposo, colonnello di filo rosso di lana. Io sono Concetta Spestacano, fu donato. Profondamente onorato. E avete campagna al vostro attivo? No, campagne nessuna. Soltanto due quartini confitto bloccato in città. No, colonnello. Io mi riferivo alle campagne di guerra. Oh, scusate, avevo frainteso. L'emozione di starvi accanto su questo mare, sotto l'azzurro di questo cielo. Colonnello, ma fate il bastardiere. Pardon? Detto. Per una donna come voi si può tradire anche la propria arma. E avete parenti a Capri? No, non ho nessuno. Ahimè, sono solo. Vado in cerca dell'anima gemella nell'isola incantata, sempre baciata dal sole. Oh, che poeta che siete, come Romeo. Ma questo come portate a fare? Ma non si sa mai. Nell'isola incantata, sempre baciata dal sole, lo colonnello con ombrella. Che schifezze, colonnella. Ma non dire sciocchezze. Avresti preferito allora di trovarmi a letto con Feb. Ma no, zia, non è per questo. Agnese ha ragione. Solo perché mi hai trovata già rimessa vuoi andartene subito, eh no? Fino a domenica, va.
Fino a domenica possiamo rimanere. Verrà pure Don Pasquale con la moglie. E così ve ne tornate tutti insieme. Si tratta di appena 3 giorni. Nemmeno il tempo per farti assaporare la delizia della nostra Capri. Ti assicuro che quando ho scritto a Pasquale credevo proprio di non farcela più. Mio figlio, poveretto, solo, si sentì avvilito. Anche noi ci avete spaventati tutti. Ma non parliamo più di tristezze. Godiamoci questi pochi giorni di vacanza in questa terra di sogno. Respiriamo il balsamo di quest'aria profumata. Dell'amore, ci sposeremo a Capri, giardino di viole, di mamole panse, mimose, rose e te, incanto d'ogni cuore, il fascino ci avvince, i cuori ci sospinge, in un bel sogno d'oro nell'ebbrezza dell'amore, ci sposeremo a Capri, nell'isola del sole. Dal mare sempre blu, che non si scorda più, paese dell'amore. Del sole, dal mare sempre blu, che non si scorda più, paese dell'amore, ci sposeremo a Capri, paese dell'amore, dell'amore. Signore comanda, desidera un gelato, va bene? Tinto Vico, o Vico da Duchesca, stanno pazzo, mai pazzo per Cisca. Stu suona come bella che lo sisca, se viene puro fisco, pa capo pa passà. E fatta una suonata un coppo sisca. Dice a gente da Duchesca, questa suonata capa si arrefresca, vido sisca do pazza che te fa. E con mare do Vico tutto attorno stanno là, e stu sisca so chiude per suona. A volte vi prego non facite ma guarda tutto quanto hanno prova. E fate la suonata in coppo sisca, dice gente la duca.
riesca, si sta su una tagaba già refresca, vido sisco do pazzo che po' fa. La tu giorno però donna Francesca con sua figlia quel pazzo ritrovò e gli disse: la sposi sull'istante. Ma pazzo saggiamente così le sussurrò: dicio pazzo la duchesca, vido sisco do pazzo che te fa. E comare dovico tutto attorno stanno là e stuscisco so chiude per su là. Una botta va prega non facita ma guarda tutto qua. E fate una sonata in composisca, dice a gente la duchesca, si sta sonata capa già refresca, vido sisco do pazzo che può fa. Vido sisco do pazzo che può fa. Vido sisco do pazzo che può fa. Vido sisco che può fa. Mi concede l'onore di questo ballo? Prego. Grazie. Scusa, ma... Mi scusa. Tu che mi vuoi bene, ma che non sai perdonarmi. Tu devi sapere che amo solo te. Perdutamente non so. Ma insomma, parli via. Ma vada via lei. Parli via. Che l'amore non si può tradire. Se tu mi vuoi bene non potrai restare lontano da me. Posso offrirle qualche cosa? Sì, grazie. Whisky. Due whisky. Bene, signore. Cin cin. Well, well. Ci hanno messo il peperoncino. Oh, niente paura. Basta no. Dare un piccolo colpo qui. È un bel lutto. La vostra mano è un bel lutto. Quanto piacere questa canzone. Solo per me, Giovanni. A sera coppavico qua chitarra scende battuledo. Una cravatta gialla e una giacchetta qua spaccata a reto. E scarpa barca delle nucazone fatta zomba fosse. E chi se vota ca, e chi se vota là, guardando le passà. O chiamano Giovanni qua chitarra, perché sape canta tutte canzone. È stata innamorata di una figliola che l'ha lasciata mezzo scombinata. E forte serenata innamorate, per 100 lire canta nel mio cuore. Per 5 fa l'americano, s'arrangia strimpellaggio ogni chitarra. O chiamano Giovanni qua chitarra,
canzone. Suona per me, suona per me, Giovanni. La sera fui chiamato per una festa sotto un balcone. O vico scassacocchi, primo piano in cima un lampione. A mano la trombai, sta serenata, Eva Margarita, questa chitarra ca, tu mo che canta pa, per chi se lo spassa. O chiamano Giovanni qua chitarra, perché sape canta tutte canzone. Accummi di valere l'emozione, o fa canta piagnendo cor in grado. Per chi sto pretendente martenato, mo cade un biglietto appassionato. E sa ricorda quando do balcone, cadevano con cuozza infamità. E cantamo Giovanni qua chitarra, qua bocca amare cura poco incanta. Suona per me, Giovanni. Suona. Molte canzoni napoletane. Io avrei molti dischi e canzoni napoletane, ma uno solo musica e non sapere parole. Si chiama La Panzè. Panzè mia, panzè tua, in ricordo del nostro amor. Oh, ma vuoi conoscere canzone La Panzè? Modestamente, La Panzè è la mia cavalla di battaglia. Oh, bene! Allora vuoi domani venire in mia villa e cantare canzoni? Domani. Andiamo subito. Oh no, oggi no. Avere riunione molti amici. Anna. Per carità, non posso permettere. Sarebbe un'offesa. Ma no, io avrei molto piacere offrire a voi. E poi io avrei bisogno di cambiare moneta. Per cambiare mi servo io. Va bene 2 da 5.000. Oh sì, va bene, grazie. Eccomi a indirizzo. Io abito molto, molto in alto, sopra montagna. E che vuol dire? Per rivedere voi, io verrei pure in capo al mondo. Si bon, quando sono con te, si bon, si bon, a braccetto con te, a se si bon, bon, cantando insieme a te, se si bon, a se si bon, bon, che mi par di sognar, si bon, si bon, e se mami davvero, a se si bon, bon, non oso domandar. Per la strada si volta la gente, se si bon, se si bon, bon, un tuo bacio rubar, si bon, si bon, per tornarti a baciar, se si bon, per farmi perdonar, se si bon, perché bella sei tu, questo cuore dall'amor di più.
se si può, un tuo bacio rubar, si può, poi tornarti a baciar, se si può, per farmi perdonar, se si può, perché bella sei tu, questo cuore dall'amore non può sperar di più. A se si bon bon, a se si bon bon, a se si bon bon, a se si bon bon. Come quelli hanno adorato il fieto del Miccio, in 4 e 48 l'hanno fatto sparire senza far sapere niente a nessuno. Io l'ho saputo per combinazione. A Capri. L'hanno mandata a Capri per allontanarla da me. A Capri, dalla zia Agnese. Ma per l'amor di Dio, Raffinù, io non ti ho detto niente. Stai senza pensiero, Michele. Ambe. Tieni. Ciao. Senta strignuta con te e perciò a sta gente risponda che te spose fornesche sonna, che te spose fornesche sonna. Buongiorno. Oh, please. Come? Avanti. Ah. Buongiorno. Buongiorno. Oh, ma voi avete fatto molta fatica, essere tutto sudato. Avere caldo? No, avevo caldo, ma adesso con voi davanti sto sudando freddo, signorina. Oh. Uno whisky? No, grazie. Quello è un freddo per modo di dire. Ah. Io direi che sarebbe meglio di andare subito al fatto. Certamente. Cantare canzone. No, ne parliamo più tardi della canzone. Oh no, subito.
aver detto voi subito. Io ho detto di cantare subito la canzone. Oh, sì? Ma avete capito male? Io non ho detto così. Ma quando mai? Mamma mia. Ah. Male? No, peggio. Meglio. Io voglio capire tutte le parole. Ma se voi mi guardate così, ho paura che le dimentico. Oh no. Ogni giorno cambi un fiore e lo appunti in un petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una pansia. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu penso sempre a me? Ah, che bella pansia che tieni, che bella pansia che hai. Me la dai? Me la dai? Me la dai la tua pansia? Io ne tengo un'altra in petto e le unisco tutte e due, panse mie e panse tua, in ricordo del nostro amor. Tu sei come una farfalla che svolacchia intorno a me, poi ti appuoi sulla mia spalla con il pietto e la pansia. Io divento un mammalucco se ti bacio sulla bocca e mi sembra un tricchitracco questo bacio che do a te. Che bella pansì che tieni, che bella pansì che hai. Me la dai? Me la dai? Me la dai la tua pansì? E quel dì che sposeremo e sarai la mia moglietta, io te l'offro e con affetto bacerò la tua pansì. Oddio, mio marito! Per carità, nascondetevi! Mio marito deve essere molto geloso! Mamma bella! Presto! San Gennaro mio! Dove mi nasconde? Venire qui! Qui! È tutto buio! Non c'è tempo da perdere, bisogna squagliarcela subito. Per i bagagli ci penserà Giovanni. Hai appena il tempo di indossare una gonna, presto! Su. Penso, signorina, che finalmente sia giunto il momento. Un momento, colonnè, quale momento? Il momento che per tutta la vita ho atteso. Fra battaglie e scaramucce, vittorie e sconfitte, quello di aprire il mio cuore alla mia anima gemella. E vi sembra questo il momento, per questo momento, in questo luogo di perdizione? Un momento così solenne è necessaria la solitudine, la romantica solitudine. Conoscete un luogo romantico e solitario? Altro che Ravello. Ah, divina Ravello, meta di amanti e di poeti,
Pure che da capo, colonne, è stato a Ravello. Sì, è poco distante dalla piazza. Vado anch'io da quelle parti. L'accompagno io. Oh, grazie, molto gentile. Prego. Scusami un momento. Hai visto qualcuno? No, niente. Facciamo quattro passi? Sì, è meglio. Stasera te ne torni a Napoli senza aver fatto nemmeno un bagno. Ho avuto l'impressione che non sei stata di buona voglia qui. Ma che hai? Tu non mi ascolti. Oh, scusami, Carlo, pensavo una cosa. Anzi, aspettami qui, torno subito. Scusi, il signor Raffaele Somma. Raffaele Somma, Raffaele Somma, camera 28. Il signor Somma è uscito, signorina. Grazie. Prego. Per favore, vorrei notizie del signor Somma che alloggia qui. Dovreste dirmi il numero della camera. Numero 28. Ah, il signore del 28. Dunque... è qui da 3 giorni. In albergo ci sta poco. Mangia fuori, ma alle 4 in punto rientra. Una donna lo viene a trovare. Grazie, non voglio sapere altro. Mascalzone. Tu qui,
Ho approfittato della domenica per fare una passeggiata. Riparto stasera. Ma tu non dovevi andare a Sant'Agata? Io a Sant'Agata? Ah, sì. L'aria non era buona, il medico mi ha mandato qui. E tu in mia assenza prendi la libertà di farti le passeggiate. In fondo niente di male, non c'è stata nemmeno una vincita al banco. Nemmeno una vincita? No. E l'incasso? Buono, 10.000 lire in più della settimana scorsa. Oh, 10.000 lire in più della settimana scorsa. 10.000. Beh, adesso andiamo a mangiare e poi ce ne torniamo insieme. Tanti campo su scocciato, che si cammina sempre, sempre. È un mascalzone. Un farabutto, è un... Ma figlia mia bella, perché te la prendi così? Non bisogna mai soffrire per gli uomini, non ne vale la pena. Meglio così, tanto era una relazione che bisognava troncare a tutti i costi. Noi lo sapevamo e non ti abbiamo detto niente per... Per non farti soffrire, ma figlia mia bella, tu lo sai come sta lo zio contro di noi. Mi aveva detto che si trovava un impiego, che non avrebbe mai rinunciato a me. E invece vedi come sono gli uomini, alla prima occasione... Ma non finirà così, no, non si prenderà a gioco di me. Oggi alle 4 faccio succedere il finimondo, il finimondo. Oh, mamma mia, che vuoi fare? Ma che vuoi fare? Signor commissario, un fonogramma. Provvedete fermare nominato Raffaele Somma, ricercato spacciatore monete false. Segui l'istruzione. Raffaele Somma. Dammi l'elenco degli alberghi. Questo nome non è nuovo. Raffaele Somma, Somma. Tra poco viene l'infermiere per farmi l'iniezione. Guarda un po' in quello stipo. Ci deve essere la spiritiera per bollire la siringa. Pensaci tu, mentre io vado un momento nel bagno. Buongiorno, brigadiere. Il 28 in camera. È nel bagno, vi è entrato poco fa. Signor Raffaele Somma. Sono io a servirvi, con che piacere. Voi, ma insomma, ma che siete pazzi? Io sono un galantuomo, come vi permettete? Scusi, è venuta la donna che va al numero 28? Non ancora, signorina, ma non tarderà. Grazie. Avanti. E va bene, a commissariato gli arriviamo tutti. Sì, va bene. Tutto. Farabutto. Ma no, tesoro, che cosa pensi? Che penso? Ma quello che vedo, questo mascalzone. Sì, calmi, signorina, qui c'è un equivoco. Ma certo, la signorina è l'infermiera di zio Raffaele. Zio Raffaele? E che c'entra zio Raffaele? È qui da qualche giorno, io sono venuto stamattina per vederti. Perché Michele mi ha detto che stavi a Capri. E dov'è zio Raffaele? Nel bagno, è andato poco fa. Vieni. Zio Raffaele? Zio Raffaele? Giuro, ha detto che andava nel bagno. Per favore, il signor Raffaele Somma, camera 28. Al commissariato. Al commissariato. Ma che storia è questa? Il signor Somma è stato arrestato poco fa. Arrestato. Vieni con me.
signor commissario. Sono di Napoli e qui nessuno mi conosce. Ma quando è vero Dio non so proprio niente di quanto mi dite. Mannaggia la morte, mannaggia. Sì, sì. Certo, certo. Siete il solito galantuomo che fa il gioco del cerino acceso che si passa di mano in mano fino a che si trovi il fesso che si scotta le dita. Ma quale cerino? Ma quale gioco, signor commissario? Questi sono numeri. Chi è che dei numeri? Ah, avete sentito che dolore, eh? Fa silenzio. Io stavo per i fatti miei. Stavi uscendo quieto, quieta da un posticino quando abbaffato. Due agenti mi piombano addosso e mi ammanettano come un volgare delinquente. Io sono un galantuomo, signor commissario. Dove stai? Ah, ehi, un momento, dove correte? Calma. Mio zio, il signor Somma, è stato arrestato. Sarete là e aspettate. Ma noi dobbiamo vederlo subito, parlare al commissario. Un momento, vediamo se il commissario vi vuole ricevere. Vogliate scusarmi, signor commissario, c'è... Ah, Gaeta, scusate, Gaetano Bello, come va? Pasqua. E che fai qua? Da quanto tempo non ci vediamo? Come stai? Bene, bene. Signor Raffaele, ma che è successo? Ma che ne so... Il cerino, il gioco, il fesso. Pasqua, tu glielo puoi dire al signor commissario che sono una persona onesta? Lo conosci? Dipende. Io non ti ho mai fatto cattive azioni. Io sono sempre stato un amico sincero, mentre tu... Raffiluccia e Maria si devono sposare perché si vogliono bene. Gaeta è amico mio. Amico e parente. Ma un momento, caro Pasquale. Qui c'è la prova del reato, le 10.000 lire false. Ma signor commissario, ve l'ho già spiegato, ve lo giuro. Le 10.000 lire fasulle me le ha date la signora straniera. E là c'è il suo indirizzo. Signor commissario, un fonogramma. Ma voi vi chiamate Somma? Sì, signor commissario, Somma. Con la O. Con la O. No con la U. No con la U. Con la O. Con la U. Allora tutto è chiarito. Il ricercato si chiama Somma e non Somma. C'è stato un errore nella trascrizione. Sapevo. E metti a bollire l'acqua per la pasta. Te fila a sinistra. Marcio.